Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Offside per commentare insieme l'ennesima sconfitta della Salernitana, match che si è appena concluso all'Unipol Domus di Cagliari. Come sempre in studio con me i giornalisti sportivi Enrico Scapaticci. Ciao Ilaria, un saluto a tutti i telespettatori e virtualmente forse da stasera anche un saluto alla Serie A da parte della Salernitana. E salutiamo anche Carmine Quaglia. Bentrovati. Ovviamente come sempre potete interagire con noi telefonandoci al numero 089 25 24 86 oppure commentare l'apposito post sulla fanpage di Granatissimi di Facebook, così da leggere i vostri commenti in diretta. Ringrazio in regia come sempre Enrico Coppola, coadiuvato da Gerardo Napoli. E insomma, come ho detto io all'inizio e come già ha spoilerato Enrico, ma alla fine non c'era niente da anticipare, un'altra sconfitta che ci allontana sempre di più all'obiettivo della Serie A. Ormai la percentuale è arrivata allo 0,1%. Siamo di fatto al congedo quasi, insomma, dalla Serie A e per giunta aggiungerei con disonore. Dopo l'ennesima mortificazione in uno scontro diretto, in una partita che doveva essere vinta a tutti i costi, che doveva essere affrontata con un altro spirito, con un'altra carica, con un'altra determinazione, con un'altra prestazione, per 45-50 minuti la Salernitana è stata di nuovo inesistente, sotto di tre reti, poi ha avuto quella reazione che aumenta i rimpianti di un campionato davvero in cui la Salernitana si è suicidata, perché guardando anche il Cagliari, ma tutte le dirette concorrenti, francamente il rammarico per come è andata questa stagione è enorme. Si poteva e si doveva fare molto di più. Invece si esce anche dalla Unipol Domus con un pesante passivo, con un'ennesima sconfitta, con una distanza che è diventata a questo punto abissale dalla zona salvezza e francamente con una prestazione che lascia tanto rammarico, ma soprattutto, come dire, mortifica ulteriormente chi è stato sugli spalti in Sardegna, ha affrontato stasera, oggi pomeriggio, anche questa trasferta e chi l'ha seguita da casa, perché è un finale davvero indegno, mortificante, ma che vede sul banco degli imputati tutti. Però abbiamo più di un'ora di trasmissione, piano piano hai toccato diversi punti che hanno un'importanza, quindi è giusto che li andiamo a sviscerare man mano. Un tweet anche per te, Carmine, di questa ennesima sconfitta. È vero, sembra che ci ripetiamo puntata dopo puntata, però pensavamo che non c'era fine al peggio, invece... 58 gol subiti, la quarta volta con 4 gol rimediati contro, una formazione che praticamente al netto degli errori commessi a livello individuale di squadra non si presenta al cospetto dell'avversario, si concede e consente davvero l'impossibile, e non può bastare semplicemente il doppio gol firmato dopo il 3-0 per riabilitare una prestazione che oggettivamente risulta inqualificabile nell'obiettivo salvezza. A questo punto, guardando anche la classifica e tra l'altro anche lo scontro diretto con la vittoria del Sassuolo sul Frosinone, evoca ancora di più i rimpianti di una corsa contro Lecce e Frosinone che potevano essere le reali competitor salvezza, non guardando a chi è in difficoltà ma per valori tecnici può comunque correre in un modo diverso all'improvviso. Certo. Nonostante abbia perso Berardi, il Sassuolo credo che abbia dei valori comunque superiori alla media. Il Verona con le difficoltà societarie ha raggiunto quota 23 punti e giocherà in questo turno. Il Frosinone rischia di retrocedere dopo aver fatto ottimamente il campionato e ancora a quota 24, però occhio a quello che sarà il finale di stagione. Rispetto a quelle che potevano essere le reali competitor, la Salernitana oggi ha un divario praticamente di 10 punti. E, troppo. E ho anche una domanda per voi. A questo punto anche la panchina, anche se c'è poco da fare,
in qualche modo è in dubbio quella di Liberani. Volendo il risultato di oggi, proprio se vogliamo due cominciare gol subiti, a costruire per l'anno prossimo. Dal Cagliari, sì, però con chi? Oggettivamente. Però magari c'è ancora Inzaghi in giro, che dite? Questo potrebbe essere, si però vocifera, in quel caso salterebbe anche la posizione di Walter Sabatini a distanza. Però entriamo più sul merito oggi di quello che è successo a Cagliari e proviamo ad analizzare quello che può essere il prossimo futuro. Ovviamente anche Filippo Notari controllerà dalla redazione quello che possono essere e come sempre ci gli darà sviluppi, i suoi aggiornamenti. Però sinceramente immaginare un ulteriore ribaltone in panchina oggi non riscontro problemi, lo ripeto perché l'ho già detto più volte, l'ho affrontato, da parte del, sì, l'ho affrontato già il problema, già con Inzaghi, a maggior ragione con Liverani, cioè è un problema diffuso ormai probabilmente irrisolto. Io però sono parzialmente in disaccordo con l'analisi di Carmine a proposito della conduzione tecnica, perché mi dicevano alcuni colleghi presenti a Cagliari, ovviamente, che seguono la Salernitana, che i colleghi di Cagliari hanno fatto una considerazione alla fine del primo tempo, cioè la Salernitana di Cagliari sembrava il Cagliari dello scorso anno di Liberani, vale a dire una squadra che si è consegnata all'avversario con una difesa troppo alta e che ha dato alla formazione avversaria la possibilità di sfruttare le ripartenze. Lo dicevo in chiusura del primo intervento, sono tutti sul banco degli imputati, dalla società all'ultimo dei collaboratori, perché quando dopo con questa mi sembra che sono diventate 18 giornate, sì, la Salernitana occupa meritatamente, evitiamo contest, giri di parole, cioè, l'ultimo posto in classifica significa che hai sbagliato tutto, hai sbagliato come società, hai sbagliato come staff tecnico, hai sbagliato come squadra, perché oggettivamente prendere 4 gol da questo Cagliari, rianimare un Cagliari un attaccante senza attacco e con un calciatore che oggi si ritrova con una doppietta che non segnava da tempo immemore, al netto poi delle cose. Esattamente, aspettato quasi un anno. L'ultimo gol lo aveva realizzato proprio contro la Salernitana. Ma posso aggiungere qualcosa a quello nel marzo dello scorso anno, marzo-aprile dello scorso anno. Enrico, posso aggiungere qualcosa rispetto a quello che stavi dicendo? Parlavi appunto di questa immeritata posizione in classifica, l'ultima. No, no, strameritata, esattamente il contrario. Ma, no, meritata. No, avevi detto immeritata. Strameritata posizione. Lapsus freudiano, perché io spero sempre che in realtà possa andare sempre meglio la squadra granata. Nel frattempo dalla regia stiamo anche riguardando la classifica, ma è anche come e la forbice così grande rispetto invece alle la penultima e la terzultima, cioè è come se non ci fosse stata proprio dignità. Esatto, dicevo che siamo virtualmente ai saluti della Serie A con disonore, sì, perché uscire in questo modo anche dall'Unipol Domus, in quella che doveva essere l'ultima chance, l'ultima possibilità per tenere accesa la speranza, la fiammella della salvezza, francamente è ingiustificabile. Permettimi un attimo un appunto sulla difesa. Fazio e Manolas credo che sia la riprova anche del mercato operato a gennaio, che non ha sortito gli effetti sperati, anzi ha probabilmente condizionato ulteriormente il percorso della Salernitana. Purtroppo la cura Sabatini rispetto a quella che ha prodotto nel primo anno di Serie A la salvezza in questa stagione ha prodotto probabilmente ulteriori danni rispetto ai dubbi che già c'erano, ha aggiunto altri dubbi nel percorso. E vogliamo poi dimenticare, lo dico ironicamente, anche l'esclusione iniziale di Basic, che doveva essere uno dei pilastri di questa Filippo nel squadra. Collegamento del TG Sport parlava di problemi fisici, però al netto comunque non ha mai occupato nelle gerarchie quel ruolo per cui era stato preso a gennaio. Non era il vertice dell'organigramma sicuramente. No,
Ma tutti i rinforzi. Siamo stati accusati di aver voluto demolire il mito, il totem Sabatini, ma è un dato di fatto. La Salernitana, paradossalmente, è uscita quasi peggiorata, indebolita ulteriormente dalla campagna acquisti di gennaio, e soprattutto Sabatini ha la paternità della scelta di Liverani, che ha decisamente fatto peggio nella gestione innanzitutto dello spogliatoio, come dimostra in maniera evidente e roboante l'esplosione del caso di A, ma sì, anche sul piano tattico, ripeto, come giustamente, anche con un pizzico di cattiveria, sottolineavano, ripeto, alla fine del primo tempo i colleghi di Cagliari, meno male che Liverani sta sulla panchina della Salernitana e non più su quella del Cagliari, perché come dire, anche nell'atteggiamento tattico la Salernitana è uscita sconfitta. Sì, ha avuto quella reazione, ma come l'ha avuta, più di nervi probabilmente, perché l'avversario ha ritenuto volendo anche per il blackout del Cagliari, ecco, che sinceramente sul 3-0 ha spento la luce. Io però voglio ricordare il nostro numero di telefono, invitando anche alla regia a inserirlo e a farlo vedere più spesso: 089 25 24 86, così per poter interagire con noi. C'è da prendere atto con anticipo, visto che questa lenta agonia si sta protraendo da troppo, di quella che è la situazione della classifica, perché continuiamo a come dire, aggrapparci ai numeri, ma c'è poco da aggrapparsi ai numeri se la consistenza, o meglio l'inconsistenza della squadra, è quella che purtroppo abbiamo toccato con mano anche oggi pomeriggio. Cioè è una squadra che non è squadra, che anche nei giocatori esperti, se andiamo a rivedere tutti i gol che ha incassato la Salernitana a Cagliari, sono frutto anche di grossi errori di giocatori di grandissima esperienza. Parliamo di Fazio, parliamo di Manolas, ma anche dello stesso Ochoa, che sembra la controfigura in negativo del portiere. Però che l'anno scorso è stato determinante per la salvezza. Abbiamo una nuova telefonata, anzi la prima telefonata di questa puntata. Ciao, buonasera, chi parla? Ciao Ilaria, sono Carmine da Pasta. Ciao, no? Carmine. Voglio dire a Enrico. Sì. Pronto? Ti ascoltiamo. Vai. Voglio dire a Enrico, sì, a Carmine, pure a te. Siete giornalisti di una certa cultura di calcio. Sì, Enrico, sì, Carmine, anche tu Ilaria. Capite di calcio? Non parliamo di calcio, perché ormai il calcio a Salerno quest'anno è scomparso. Mi meraviglio di Enrico che ha usato, ma l'ho visto anche calcio filare quando c'è la festa della Salernità, quando facciamo gli anni della Salernità. Non parlate di calcio, perché siete giornalisti di grande cultura, sia calcistica, anche di cultura di società, di cose. Mi meraviglio che parlate di calcio. Il calcio a Salerno adesso oggi è morto. Allora io dico una cosa sola. Carmine, dico al presidente, se vuol fare il presidente, si può anche sbagliare. Allora il prossimo anno in Serie B faccio una squadra fortissima, e ti ritorni in Serie A. Ma quante squadre sono andate in Serie A o sono state fallite? Napoli, tante squadre, pure Milan, quando ci fu il calcio scommesso 30 anni fa, partita dalla Serie B, squadroni sono andati in Serie B, non è un dramma. Però Carmine, adesso il presidente deve fare il presidente. Alla prossima telefonata non ti fa venire un panteco in diretta, Carmine, perché poi veramente poi ti abbiamo sulla coscienza. Però capiamo assolutamente, perché siamo dispiaciuti anche noi di queste prestazioni che hanno deluso tutta la piazza e tutti i tifosi. Lui, come dire, ci invitava a non parlare di calcio e poi è stato il primo. Nel senso di che cosa vogliamo parlare? Stiamo appunto analizzando in maniera oggettiva, a questo punto, senza tenere in piedi, perché prenderemmo in giro appunto chi ci segue da noi stessi e chi ci segue da casa, un po' come commentavamo negativamente la conferenza stampa post Salernitana Monza.
Oggettivamente è una società in confusione, allo sbando, perché tutti i tentativi di mettere delle toppe si sono rivelati peggiori del buco che si è creato, perché il buco si è ulteriormente allargato. Del resto la classifica, la Salernitana non è penultima, non è terzultima, è ultima da, ripeto, ben 18 giornate. Enrico, però non torniamo è mai stata tra poco in corsa. Perché abbiamo un altro amico al telefono. Buonasera, chi parla? È in diretta, chi parla? Non lo sentiamo. È caduto, speriamo non si sia fatto male. Allora, prima parlavamo del tecnico, la controdeduzione faccio. Io voglio farmi capire, perché sennò sembra che non attacco Liverani, non attacco Inzaghi, non voglio difendere nessuno. Parto però dal presupposto che secondo me i maghi con la bacchetta magica non ci sono. Cioè basta poco per rigenerarsi, ci vuole pochissimo per entrare in un loop negativo come la Salernitana ha fatto quest'anno, sin dall'estate. Prima Paolo Sousa, poi Inzaghi, poi Liverani. Tu domandavi, può anche arrivare qualcun altro? Si ritroverebbe nel loop negativo, perché secondo me quelle toppe che, dice Enrico, la Salernitana ha affrontato, nei fatti non sono state mai affrontate le argomentazioni concrete, secondo me, lungo i mesi. E quello che abbiamo visto settimana scorsa con DA è la sintesi perfetta, secondo me. È vero. Voi. Ma diamo spazio al nostro amico. Ciao, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Raffaele. Ciao Raffaele, benvenuto. Guarda, io dobbiamo sempre dare ragione in premessa a Paolo Sousa che questa squadra è scarsa. Poi, personalmente non mi aspettavo oggi quello che mi sembra aspettato. Guarda, ti aspettavi io, una vittoria? No, ma pure qualche prestazione migliore, perché sa, purtroppo oggi è andata come è andata così, cioè, ma io poi mi dico, ma faccia, per contratto deve giocare sempre, con tutto il rispetto per calcio. Enrico, Raffaele, ti risponde Enrico. Mi fornisce lo spunto Raffaele per esplicitare un concetto. Per tutto il periodo in cui è stato assente ne abbiamo invocato la presenza. Oggi è tornato in campo ed è stato un disastro, ma come lo è stato per gran parte dell'esperienza a Salerno. Anche Fazio non è stato, diciamola tutta, uno degli elementi, come dire, che abbia reso come da curriculum, è stato discontinuo, ma anche nelle stagioni precedenti, sì, altalenante. E questo lo dobbiamo riconoscere. Siamo al momento, non dico di fare il bilancio, perché mancano per la Salernitana ancora 10 giornate alla conclusione del campionato, in cui bisognerà quantomeno difendere la dignità, cioè chiudere questa stagione con dignità, perché non si può terminare, tu citavi non so quante partite, hai molta più memoria di me, almeno 4, ecco, ne ricordo, due con l'Inter, nelle quali la Salernitana ha preso Bergamo 4 reti, cioè ma poi 58 gol, cioè è un dato talmente eloquente che poi davvero è come dice il telespettatore Carmine. Ma magari entriamo nel business dei primati, nel Guinness dei primati. Ma nemmeno nell'anno sgangherato del trust e della multiproprietà la Salernitana aveva avuto un rendimento così deludente, così mortificante, così imbarazzante, che non si spiega col cambio di due allenatori oltre appunto, a Paolo Sousa. Liverani che avrà le colpe, però arrivare poi a dire che questa Salernitana è frutto solo e unicamente di Liverani. Però ragazzi, abbiamo un altro amico e vi sto facendo come, parlare. Scusami, oggi. Ilaria, come era, sì, sarò rapidissimo. E come probabilmente era scarsa in partenza,
come ha denunciato Paolo Sousa subito dopo il ritiro, è rimasta tale, perché anche i correttivi, cioè quelli di fine agosto e anche questi di gennaio, non hanno assolutamente risolto i problemi a livello proprio di qualità, di rendimento, oltre al fatto che ci sono giocatori che non sono in grado di reggere più di 50 minuti di gioco. Anche questo è un aspetto estremamente negativo. E allora diamo le colpe, come giustamente dicevo io e mi contestavi un po' tu, a Liverani, ma anche a chi questo Liverani lo ha scelto, a chi ha fatto la campagna acquisti, o meglio la campagna di liberazione di gennaio, che ha un nome e cognome. Mi dispiace dirlo, tutto il rispetto per le sue condizioni di salute e per quello che ha fatto a Salerno, ma ha toppato, sulla è stato un flop clamoroso. Però aspetta Enrico, diamo spazio anche e a naturalmente la responsabilità amico. Principale della società e del presidente. Ce lo siamo detti. Ciao, buonasera, chi parla? Non sentiamo qui in diretta, è caduta la linea. Enrico, quando dobbiamo dare la voce? Hai detto, ma tu per... giusto per stemperare, quando tu dici devo fare un intervento breve, li silenzio perché? Io li silenzio. No, ma perché breve? Qua. Tu che intendi stasera quando dici breve? Stasera sono partito, ma infatti come tu dici? Solitamente dal, come dici tu? Dopo i 60 minuti che dai il meglio di te, e invece carichissimo oggi, guarda, la delusione può, è talmente come grande si può essere, che hai ragione. Onestamente insensibile, abbiamo di nuovo la linea. Andiamo. Ciao, buonasera, chi parla? Pronto? Salve, è in diretta, chi parla? Sì, buongiorno, sono Luca dalla provincia di Como. Ciao Luca, prego. Ciao, buongiorno. L'ho chiamato anche la scorsa volta, io sono un grandissimo tifoso, ormai posso dire dei salernitani, più che della salernitana. E purtroppo l'altra volta, se vi ricordate, avevo già preannunciato che saremmo stati già successi e oggi abbiamo avuto l'ulteriore conferma. Purtroppo è inutile parlare del discorso tecnico dei giocatori, perché il problema secondo me sta proprio a livello, secondo me, societario. Quindi poca serietà, poca trasparenza, e la paura è che l'anno prossimo rischiamo di non riuscire a salire immediatamente in Serie A. Vorrei sapere cosa ne pensate voi. Grazie Luca. Rispondiamolo, perché già l'altra volta abbiamo un po' evitato la questione. È troppo difficile analizzare oggi quello che può essere il futuro, perché gran parte della rosa, lo svincolo o comunque l'opportunità di rimodulare quello che può essere il futuro, poi entrare nei dettagli è complicato, però con le retrocessioni c'è anche un discorso diverso che richiama tutti chiaramente a quello che può essere una dinamica diversa, forse anche in attesa rispetto a quello che era l'estate scorsa. Io comunque tornerei un attimo sulla classifica, perché ripeto, 14 punti sono davvero alla pochi. 28esima è un dato. Abbiamo Ranieri, la conferenza stampa. Andiamo, di Ranieri. Sì. No, al 3-0, poi dopo non so cosa sia successo, ancora devo parlare con i ragazzi. È meglio che parlo, che possa parlare lunedì e non adesso. Molto arrabbiato, perché ci sta che tu prendi gol, per l'amor di Dio, però non ci sta che tu stacchi la corrente. No, l'avevo detto, è un serpente, è una squadra che ha buoni giocatori, buona qualità, gioca bene al calcio, e non è perché stiamo 3-0 possiamo staccare la corrente. Ci hanno subito castigato, hanno fatto due gol, hanno riaperto la gara, e questo non è possibile per una squadra che in casa sta vincendo 3-0. Però guardiamo sempre, dato che sono un positivo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, dove appunto abbiamo fatto tre gol, dove nel momento della necessità, della virgolette paura, siamo riusciti a riprendere in mano il boccino, questo grazie a due giocatori che sono subentrati come Shomurodov e Oristanio, che hanno fatto un tempo veramente buono. Enrico Gavia. Senti. Appunto, a proposito dei cambi, mi sembra che nel momento in cui la squadra era in difficoltà, quasi finita dentro il tunnel della paura, no? I cambi hanno dato una nuova attività.
dalla squadra, oltre al fatto che Shomurodov veramente visto oggi, speriamo che continui. Ma Shomurodov anche prima dell'infortunio aveva fatto intravedere queste qualità, che sono guida della palla, velocissimo, buona tecnica e vede la porta. Appunto, quest'anno abbiamo avuto degli infortuni micro fratture incredibili, quanti ne abbiamo sofferto. Lui e Oristanio, fratelli, perché nel momento ottimo sono appunto incappati in questa frattura al piede. Hanno dato subito vivacità, hanno dato geometria, hanno dato tranquillità alla squadra che ripartivamo, e quando ripartivamo si vedeva che potevamo far male in ogni azione. Per cui sono contento per questo e per i tre punti che siamo riusciti a mettere dentro la nostra classifica, perché la Serie A non è finita, ci sarà ancora da lottare, da correre senza paura, perché come adesso abbiamo vinto due partite dobbiamo sapere che non sappiamo cosa c'è dietro l'angolo. Sì, mister, buonasera, Roberto Pinna, 131. Invece della conferenza stampa di Liberani, diamo una piccolissima pubblicità e torniamo immediatamente qui in studio. A tra poco. Durante la pubblicità è stato pubblicato un post su Instagram da parte del direttore generale Sabatini, andiamolo a leggere insieme, il nostro Filippo Notari sempre attento a tutte le news, e ecco, chiedo alla regia di mandarlo sovraimpressione così lo leggiamo e lo condividiamo con tutti i nostri telespettatori. Nell'attesa io però comincio a leggervelo. Dopo una partita come questa non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo circa l'andamento delle cose e il percorso che avevo immaginato. Chiedo scusa al club e al presidente che mi ha sempre assecondato, ma soprattutto chiedo scusa ai tifosi, tutti, chiedendo loro di non scaricare la squadra e aspettare la fine del campionato. Poi vedremo di agire per il meglio. Ecco, è stato pubblicato, è stata ripresa la notizia e le dichiarazioni anche su 8 pagine, la regia ce lo sta facendo vedere. Insomma, dopo una umiliazione, diverse umiliazioni, arrivano le scuse ufficiali e pubbliche di Sabatini. Walter Sabatini, la stima nostra, non so se ne ha interesse, ma credo di sì, l'avrà sempre, perché la faccia l'ha sempre messa nelle vittorie, nelle sconfitte, nel suo percorso in carriera. A livello umano non c'è alcuna discussione, poi chiaramente siamo chiamati ad analizzare quello che è stato, quello che sarà, e quello che è successo quest'anno chiaramente è anche frutto delle scelte di gennaio. Però c'era una canzone che si chiamava Uomini Soli. Io quest'anno vedo nella Salernitana tanti uomini soli all'interno di un progetto tecnico che non ha mai trovato una coesione. Quindi oggi la colpa di Walter Sabatini, domani la colpa di Fabio Liverani che sarà esonerato, ieri era la colpa di Filippo Inzaghi, dei calciatori è stata corrente alternata, perché non si è stata mai davvero analizzata la colpa di questi calciatori, che probabilmente anche con il gesto di settimana scorsa hanno sintetizzato quello che non è stato uno spogliatoio coeso. Io aggiungo un altro dettaglio, le parole di Liverani nel pregara, quando alla fine il caso di A non è stato risolto nemmeno con un comunicato stampa. È vero. È stato affrontato il problema, lo mettiamo da parte però. No, non c'è però. Se è da parte ha finito il campionato. Quindi agli occhi dello spogliatoio il tecnico è esautorato. Cioè la posizione del tecnico dinanzi a un calciatore che non entra in campo, ripetiamo quello che ci siamo detti settimana scorsa, può inserirlo a gara in corso molto prima, siamo d'accordo, ma se ci sono 30 secondi per inserire un calciatore e lui decide di inserirlo, il calciatore è chiamato ad entrare in campo, secondo me. Assolutamente sì. E Dia alla fine resta nella posizione che se salta Liverani torna a disposizione per il rush finale. Cioè Enrico, Ilario, io non mi ritrovo. È la dimostrazione del caos, della confusione, della muina. Quindi oggi è che non ci sono dei punti fermi. Appunto. Cioè non uomini c'è soli, una persona è questo di il potere. Senso. Che non è stato lo stesso Sabatini. Per carità, gli fa onore questa dichiarazione, ma non cambia la sostanza delle cose. Probabilmente avrebbe dovuto non ragionare di cuore, ma di testa, e non accettare questa
questo incarico, sì, perché non era in grado innanzitutto fisicamente di poter garantire la presenza che era necessaria, indispensabile per cercare per di raddrizzare la barca. Non si era parlato di un ingresso anche nello spogliatoio, si era vociferato di Kolarov ad esempio come braccio destro. Abbiamo operativo. Liberani, vogliamo ascoltare le parole? Dobbiamo ascoltare. Del tecnico Granata in conferenza. Il direttore sportivo Sabatini ha appena pubblicato un post su Instagram in cui lui insomma si assume praticamente le colpe di questo andamento. Non ho inciso come avrei voluto, chiedo ai tifosi di non scaricare la squadra. Che cosa chiede lei dopo questa partita che insomma oltre ad essere una sconfitta pesante per le proporzioni è una sconfitta che fa anche arrabbiare perché in sette minuti l'avevate praticamente riaperta? C'è grande dispiacere perché la squadra in una partita del genere non si può concedere su una palla dritta già situazioni che avevamo lavorato, insomma di togliere la profondità tutta la settimana, insomma questo ci può stare. Il secondo gol è un altro infortunio su calcio d'angolo, da che c'è una situazione bastava scappare con un po' di anticipo e l'abbiamo perso. Il terzo e il quarto sono due infortuni. Dopo il terzo siamo riusciti a riprenderla con due giocate importanti e bastava rimanere un pochino equilibrati, non concedere un gol semplice come il quarto, ma rimanere in partita e magari gli ultimi 10 minuti, visto che mancava un quarto d'ora più recupero, si poteva provare a riprenderla. L'inerzia si era spostata. È evidente che preso il quarto gol credo che avrebbe buttato giù qualsiasi squadra, ancora di più la nostra, che siamo in fondo alla classifica. Il direttore vive la Salernitana con tutto l'amore possibile e con tutta la voglia possibile. Lo stesso vale per me da quando che sono arrivato. È evidente che le difficoltà sono enormi, la stagione è molto 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 complicata, però va finita con il massimo del rispetto, della dignità, della gente, della città, e quindi si va a giocare sempre con... bisogna farlo per tutti quanti, quindi va dimostrato dignità fino all'ultimo giorno, qualsiasi esso sarà poi il risultato finale. Buonasera, sono Salerno PTV. Spesso la Salernitana ha vissuto delle sconfitte frutto soprattutto di una crepa interna nello spogliatoio, innegabile, al di là del valore tecnico dell'avversario. Da quando è arrivato, come ha cercato di motivare la squadra? Che tipo di spinta motivazionale ha dato ad una compagine che ad oggi, ad 11 giornate dalla fine, sembra non avere ancora un'identità precisa? Io non credo che i gol siano colpe di crepe allo spogliatoio, credo che siano colpe di errori. Abbiamo letto male l'attenzione, la percezione del pericolo sicuramente ti aiuta ad essere un po' più attento. Noi per vari motivi oggi non l'abbiamo avuta, e questo è il dispiacere più grande, perché avevamo preparato proprio la palla sempre dritta, profonda, e su questo abbiamo preso due gol. Ti ripeto, un paio di errori sono errori, no, di attenzione proprio, no, nella gestione della palla. Purtroppo in questo momento, se capitano, poi diventa difficile poter rientrare. Gli errori in questo momento noi non possiamo permettercene ancora di più, perché siamo una squadra che dovrebbe limitare i rischi. E questo è il dispiacere più grande, però dopo una sconfitta del genere insomma diventa poi difficile spiegare il risultato, anche vista la prestazione che la squadra secondo me non aveva fatto male. C'è Belluzzi, Gazzetta. Eccomi, ciao Fabio. Ciao. Ti chiedo due cose. Innanzitutto avete tenuto comunque sempre il baricentro molto, molto più alto rispetto a loro, e avete sempre provato a fare la partita dall'inizio, tant'è vero che sia nei tocchi che nel possesso c'è una differenza abissale. Invece tu hai visto un passo indietro rispetto a Udine, oppure vedi solo, appunto, come hai rimarcato un paio di volte, degli errori
perché poi due gol sono proprio due errori, se non tre gol sono proprio errori. Ma no, è la percezione del pericolo, no? Quando si è in una partita, cioè pensare in modo negativo, cioè chi difende dovrebbe avere un pensiero di poter anche subire, e questo qua noi l'abbiamo letta male questa partita negli episodi, perché poi per il resto la squadra, ti ripeto, diventa difficile commentarla, però gli episodi dei gol non sono difficili da leggere, sono palle dritte che noi abbiamo provato e con attenzione, cioè togliere la profondità, il secondo gol uguale, non siamo in inferiorità numerica, bastava leggere un pochino meglio la situazione. Poi il terzo e il quarto sono degli errori su una partita che già era compromessa, e quindi poi dopo diventa difficile sempre poter recuperare, non c'è quella forza mentale di poter recuperare con serenità. La squadra l'aveva fatta, era rientrata in partita sul 3-2, ti ripeto, e mancavano 15 minuti più recupero, quindi se rimanevi concentrato nella partita e non concedevi il quarto, secondo me potevi anche provare a riprenderla. È evidente che il quarto chiude la gara. Mister, per la prima volta i tifosi della Sanità in trasferta hanno voltato le spalle alla squadra, per la prima volta quest'anno, quando sono andati sotto il settore. Al di là delle formule precotte, al di là di quello che ha già detto Sabatini, Liverani, cosa sente di dire a questi tifosi? Ma io credo che i tifosi vanno rispettati, perché questa gente fa tanti sacrifici, viene, ha incitato la squadra dal primo all'ultimo, e credo che una manifestazione di disappunto verso di noi e verso la prestazione e i risultati, credo che ce la dobbiamo tenere in silenzio, perché credo che sia giusto, come quando ci prendiamo gli applausi quando le cose vanno bene, credo che sia giusto prendersi le responsabilità e prendersi le proteste che questa tifoseria e questa città hanno sempre fatto civilmente, quindi ce le prendiamo in silenzio, muti, e da lunedì si ricomincia a lavorare. Sì, grazie. Enrico Gaviano, Nuova Sardegna, buonasera mister. Le chiedo se ha provato emozioni ritornando all'Unipol Domus, e poi come giudica invece il Cagliari, la prestazione del Cagliari, come vede la lotta per la salvezza. Grazie. Ma io quando torno nei posti dove sono stato ho sempre buoni ricordi. Io oltre al calcio, insomma, qui ho conosciuto delle persone, abbiamo passato dei mesi insieme, quindi non ho cose negative. E la lotta sicuramente è molto serrata, ci sono tante squadre all'interno, credo che per il campionato italiano sia una bella cosa poter lottare fino all'ultimo minuto per tutti gli obiettivi, e quindi il Cagliari è una squadra solida, va dal sodo giustamente, ha dei giocatori che oggi hanno sfruttato bene le occasioni, e quindi fa la sua partita con la fame di chi vuole salvarsi. Grazie a voi. E abbiamo ascoltato le parole di Liverani in conferenza stampa. Nel frattempo chiedo alla regia di farci vedere e anche leggere un nuovo articolo su 8 pagine, perché a Liverani è stato chiesto da DAZN, insomma, se era intenzionato a richiedere le dimissioni. La sua risposta è stata la seguente: dimissioni ci penserei se la squadra non giocasse a calcio, non mi seguisse, la società farà le sue valutazioni. Ovviamente la risposta è stata molto più ampia, però il concetto è questo. E meno male che lo segue, perché se lui stesso ha detto ho sentito male durante la conferenza stampa, abbiamo provato per tutta la settimana la difesa alta e poi su palla dritta abbiamo preso sempre puntualmente gol, mi sembra che non lo seguono, o fanno esattamente il contrario. Lo spogliatoio è una polveriera per quelli che sono stati gli episodi della partita di San Siro con l'Inter e ancora di più quella di Udine. Francamente io prenderei atto di un fallimento. È chiaro che siamo in Italia e nessuno si dimette, ma a questo punto, se avesse anche lui un minimo di rispetto come invoca da parte della squadra per i tifosi, mi farei da parte, perché francamente ho inciso ancora meno di Sabatini.
e ancora meno, paradossalmente, mi tocca ammetterlo, di Inzaghi. Ecco, di fatto sono stati presi. Carmine, allora, no, tu avevi un allenatore di Serie A. Di una Serie A anche di un certo livello, che era Paolo Sosa, con tutti gli errori che ha commesso, per carità. Vabbè, anche lui a livello di di comunicazione, esattamente. Però sei passato da un allenatore di Serie A a due buoni allenatori di Serie B. Questa è la realtà dei fatti, cioè nelle scelte hai scelto, come dire, non i Ballardini, non i Nicola, non gli Achini. Però non Enrico, quelli per che questo sono abituati... prima Carmine parlava della toppa, perché in qualche modo... No, la toppa per la verità è l'espressione che ho usato io. No, però la toppa non è stata coperta a dovere, secondo ecco, me. Ecco, no, è proprio perché solitamente... Non ha garantito la funzione esatto, per cui nasce. Esatto, non ha coperto il buco, comunque non era della stessa qualità del vestito. Però abbiamo una nuova telefonata. Ciao, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Antonio. Ciao Antonio, prego, ti ascoltiamo. Allora, mi posso fare che ha sintetizzato proprio il mio pensiero, il fatto che ci sono allenatori che giocano per le coppe europee, allenatori che giocano e stanno giocando le loro squadre per un centro alto classifica, e giocatori che, allenatori che giocano viva il parlato, tra cui ce ne abbiamo detto Nicola e compagnia bella. Purtroppo dopo il miracolo che abbiamo avuto, l'unica cosa buona è stata in quell'allenatore Paolo Sosa, che ha fatto vedere un po' di calcio. Da premettere che io sono un grande tifoso di Daniele Rossi, al di là dei risultati che ha portato a Salerno, ma li ha portati anche a Palermo, li ha portati anche a Roma, a Lazio. Ha fatto vedere il gran bel gioco, tanto è vero, mi ricordo ai miei tempi sugli spalti piangevamo dalla gioia per il bel della nostra squadra, la nostra Salernitana esprimeva in campo. Abbiamo anche perso partite, però eravamo contenti che la squadra giocava, grazie al signor Dario Rossi. Adesso il sta bindolare da questi sprovveduti, che sono direttori sportivi, tipo quello di Roma, che anziché difendere e vedere una... Grazie Antonio, abbiamo altre telefonate, però abbiamo capito... No, concludo. Anziché difendere bene la Salernitana, con una difesa che in due anni ha preso 150 gol... La colpa è dell'allenatore e dei tre allenatori. Grazie Antonio. Io, ragazzi, cioè, notiamo che probabilmente per due anni su questa rosa non si è analizzato a dovere tutti i dettagli. Cioè, io vi ripeto, quest'anno Mourinho retrocedeva con la Salernitana. Ah, non sì, voglio probabile. Essere, come dire, già estremista. Nelle valutazioni, nelle considerazioni e nei bilanci, ma a questo punto continuare, lo dico innanzitutto a me stesso, a rimuginare su quello che poteva essere e non è stato, sugli errori che sono stati commessi, serve a poco, perché il dato di fatto è quello che, se Enrico in regia ci dimostra, ci rimanda in onda la classifica, è l'ultimo posto con ignominia, con 14 punti, un distacco di 9 lunghezze, anzi di 10 sul Frosinone, è una insomma, gara in meno questo, perché il Verona può giocare, cioè giocherà, ecco, e giusto può... il Verona giocherà, insomma, cioè, questo è quello che dobbiamo tenere presente, che purtroppo il campionato non è più soltanto compromesso, è quasi ormai andato, e questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. Dobbiamo voltare pagina e guardare, come giustamente chiedeva qualche telespettatore nelle telefonate precedenti, a quello che sarà il futuro. Che cosa ha intenzione? La domanda è questa: che cosa ha intenzione di fare il dottor Iervolino? È questo che la piazza adesso ha diritto di sapere, perché c'era un piano B dopo questa partita. Se questa partita
non fosse stata vinta, addirittura è stata persa, a questo punto bisogna agire di conseguenza. Io mi aspetto, visto il silenzio perenne di chi rappresenta in questo momento la società, che qualcuno intervenga, che qualcuno faccia sapere, non a noi giornalisti, visto che siamo anche noi sempre sotto il fuoco metaforico, ovviamente, delle critiche, eccetera, eccetera, che ma siamo anche gli interlocutori per i tifosi e per quelli che ci seguono, di farci sapere che intenzioni ha, perché a questo punto è inutile continuare a dire sì, ci sono ancora 10 partite, continuare a tenere, come dire, a temporeggiare, perché proprio il temporeggiare ha portato a questa situazione. È vero, ma abbiamo un altro amico in linea. E qui ci ritroviamo pienamente, Enrico. Ciao, buonasera, chi parla? Ascoltaci dalla cornetta. E silenzia il televisore, per favore, perché c'è la differita. Sta ascoltando anche, ecco, la raccomandazione. Nel caso, chiedo dalla regia di... Ok, di chiudere, e nel caso puoi ritelefonarci. Scusami, no, non voglio essere dubbio. No, dobbiamo usare. Sei cattivo, ma è possibile che dopo non so quanti anni si fanno le telefonate. Abbiamo un'altra telefonata. Ciao, buonasera, chi parla? Buonasera, Michele da Dogione. Ciao, Michele. Che merita già un premio, bravo, perché parla subito. Sono d'accordo con il signor Scapaticci, che ormai bisogna programmare per il futuro ed è arrivato il momento che Iervolino ci mette la faccia per il pagliaccio e di prendere in giro una città intera, perché ha preso una squadra con pochi spicci e adesso ha il dovere di riportarci di nuovo in Serie A. Però evitiamo le offese, perché poi altrimenti prestiamo tutto il fianco a delle reazioni poi legittime da parte di chi si sente a torto chiamato, Michele, non è per il contenuto, o a ragione chiamato in causa. Parole usiamo usate. Un linguaggio simile che rende l'idea senza esagerare. Ok, chiarissimo, vai Michele, procedi, continua. Non c'è più Michele. Comunque era d'accordo, insomma, con la disamina. Soltanto il termine, non possiamo accettarlo per il resto. Però vogliamo fare, anche perché ripetiamo, effettivamente Enrico ha ragione, ragazzi, 2024, che ascoltate dalla TV e non dalla cornetta. Quando telefonate, ascoltate soltanto dalla cornetta. Come sapete, poi Offside ha tantissime repliche sempre su canale 16, quindi vi potete anche rivedere, andiamo pure su YouTube, insomma, pure se volete rivedervi e risentirvi in televisione, è possibile farlo. E poi un'altra cosa, non so come fanno gli altri, però qui ad Offside seguiamo una linea di eleganza. Tutto si può dire, siamo in un paese democratico e la lingua italiana è bellissima per questo, perché per una parola un po' più antipatica esiste un sinonimo molto più accettabile, quindi mi raccomando per le prossime telefonate. Con garbo, ecco, si possono dire le stesse cose senza urlare. E abbiamo una telefonata e vediamo se subito ci fa sapere chi è. Ciao, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Enrico, si sente? Benissimo, prego Enrico. Enrico Fasano, giusto? Si sente? Sì, prego. Si sente? Allora Enrico, devi silenziare il televisore. Ciao Enrico. E devi... Allora, gentilmente, dottoressa, volevo solo chiarire un argomento. Prego. Enrico, devi ascoltarci dalla cornetta, non dal televisore. Va bene, si sente adesso? Benissimo, adesso sei perfetto. Grazie. Prego. Allora, a prescindere che per me con Lotito e Fabiani ci avrebbe 10 anni la Serie A, se non sarebbe per quella scellerata riforma della doppia proprietà, perché la competenza di Lotito e Fabiani è fuori discussione, ci sarebbero serviti anche loro questa volta. Però al di là di tutto, puoi dire una cosa fondamentale, visto che in tutte le televisioni locali e stampa locale non si fa altro che attaccare Iervolino. Iervolino ha fatto tanti errori a livello calcistico, perché chiaramente non era esperto, ha fatto tanti sbagli, però secondo me le colpe andrebbero suddivise anche
50% con l'amministrazione comunale, precisamente con chi li comanda, cioè De Luca. E vi spiego il motivo, senza fare polemiche, e spero che non mi chiudete il telefono, perché alla vostra trasmissione già una vostra collega me lo chiuse il telefono. Io volevo solo, senza fare polemiche, senza offendere nessuno, l'errore di De Luca. Vai, Enrico, ti ascoltiamo. È quello che, secondo me, quando Iervolino ha chiesto in concessione lo stadio, okay, lì è stato un errore fondamentale per l'amministrazione. Doveva essere supportato Iervolino, gli dovevano dare lo stadio in concessione. Per un motivo molto semplice, lui, trovando gli sponsor adatti a Reghi, Allianz Arena, Coca-Cola Reghi, non so che altro, poteva incamerare più fondi per poter rinforzare la squadra, perché non possiamo avere la percezione che un presidente venga a Salerno ogni anno e spende 50 milioni di euro ogni anno. Perfetto, rispondiamo. Grazie Enrico. È vero in parte, nel senso che probabilmente non c'è, anzi senza probabilmente, non c'è stato feeling tra le parti, dall'inizio. Perché così, è un dato di fatto, al di là delle dichiarazioni di facciata, sì, lo stadio più bello del mondo, di fatto la Salernitana è stata estromessa dal progetto del nuovo stadio, non è stata proprio messa al corrente. Quindi da questo punto di vista sicuramente i rapporti sono a buongiorno e buonasera, basta ricordare che non si sono cordialmente ignorati spesso e volentieri il presidente e il governatore al Duomo in occasione di San Matteo. Comunque stavo dicendo, ecco, tornando a bomba, al di là di questo, che sicuramente è stato un problema, ma non può giustificare quello che poi l'ultimo posto in classifica. Riproponiamo la classifica, sì, per rispondere, perché altrimenti poi sarebbe un alibi. Esattamente. No, andiamo un attimo con la classifica, rapidamente. Grazie Enrico. Inter, Milan, Bologna, Roma, Napoli, Fiorentina, Torino, forse la concessione, Monza la concessione, il Genoa, il Cagliari in attesa da anni dello stadio che si chiamerà Gigi Riva, oggi gioca però poco distante da Sant'Elia. Insomma, per non continuare, ditemi quante squadre in Serie A hanno lo stadio di proprietà, però non sono all'ultimo posto. Io, esatto, credo che sì, sia questo. Che però ci debba sulla essere un dialogo. No, al di là del. No, però abbiamo risposto. Io vorrei chiudere qui l'argomento, perché altrimenti si passa dal calcio alla politica. Non deve essere un alibi, però dobbiamo parlare del post partita. Altrimenti facciamo la trasmissione di approfondimento, perché voglio dire, abbiamo talmente risposto, tanti punti da argomentare che. L'ultimo posto non credo valga lo stadio di proprietà. No, infatti non deve essere un alibi, giusto Enrico? Sei d'accordo su questa cosa? Sono d'accordo che, perché abbiamo una telefonata, che non deve essere un alibi, però è anche vero che sicuramente ci fosse stata una maggiore sinergia, un dialogo tra le parti, probabilmente si poteva trovare un'intesa e un modo per risolvere la questione diversamente, senza andare allo scontro, perché di fatto le parti sono andate allo scontro sullo stadio. Aspetta, 30 secondi sono passati. Ciao, buonasera, chi parla? Pronto? Chi parla? Buonasera, senta, io sono un napoletano, volevo sapere perché quando è stato il momento di cambiare l'allenatore non si sono rivolti a Nicola. Solo questo voglio sapere, i giornalisti non ne parlano mai per televisione. Grazie. Una questione di tempistica, perché quando si era di fatto liberata la panchina con l'esonero di Inzaghi, Nicola si era già accasato all'Empoli. Ma forse parlava in di precedenza. Esosa, No. Parlava in precedenza, cioè quando Sabatini si è insediato nella famosa che conferenza stampa lui, sì, del ritorno il 23, mi sembra, di dicembre, sicuramente alla vigilia di Natale, e aveva manifestato più di una perplessità dicendo: io sono abituato a lavorare con persone che conosco o che comunque scelgo, però non voglio essere prevenuto e do delle chance a Inzaghi. Il destino ha voluto, perché stiamo pagando anche, tra virgolette, sembra un paradosso, quella vittoria al Bentegodi con il Verona, però che le cose, come dire, sembrava che avesse, certo, però col se e con i ma se fa poco, si riempie il mare. Se, con quella vittoria sembrava che le cose si fossero in qualche modo aggiustate, ecco, a usare un eufemismo. Poi è andata come è andata, è chiaro. Ballardini, secondo me, perché parliamoci chiaro, nel calcio lo seguiamo da tanti anni,
Le seconde chance in una gestione tecnica sortiscono pochi effetti. Addirittura Sacchi e Capello nel Milan fecero male. Mi sembra che anche tutti gli altri che poi hanno riprovato delle esperienze sulla stessa panchina non hanno ottenuto dei grandi risultati. Secondo me il profilo che era stato anche individuato, poi per altri motivi probabilmente non si è conclusa, come posizione da fare era quella di Ballardini, che oggi è al Sassuolo invece. E abbiamo un altro amico in linea. Buonasera, chi parla? Sono Giovanni. Ciao Giovanni, prego, ti ascoltiamo. Allora, io ho sentito prima l'amico che io saluto tutti quanti, e tutti i salernitani, e voi in studio, che siete delle persone eccezionali. Allora, volevo dire, non mischiamo la politica, non diamo la colpa alla politica e al presidente. Qua si parte dalla base, si parte dall'inizio del campionato, quando Paolo Sosa ha detto io voglio un centrale, un difensore, un centrocampista e voglio una punta. Perché fare andare via Piante e non riscattarlo, quando poi ci siamo pigliati all'ovato, cioè 5 milioni di euro, ma stiamo scherzando. Noi non abbiamo avanti, se andiamo sotto di un gol non abbiamo la forza di reagire, perché non abbiamo una punta di peso. Ma vi rendete conto? Oggi Fazio ha fatto fare 4 gol e Ochoa è uscito 3 gol dal vacante. Cioè quello è un portiere che non esce mai e lo saniamo. Cioè dovendolo tutto da te. Ora poi volevo dire un'altra cosa ai salernitani. Tutti quanti lo dito, questo e quell'altro, lo dito non era buono. Allora, il fatto di Iervolino, io non darei solo la colpa a De Santis, io la darei anche agli Iervolino, perché se io faccio direttore sportivo e un presidente mi dà 20 milioni di euro, il budget da spendere, io spendo 20 milioni di euro e prendo quello che trovo. Cioè, questo è tutto. Io vorrei dire a tutti i salernitani, allora sentite, facciamo 10 euro ciascuno, compriamoci la squadra. Grazie, abbiamo capito perfettamente, adesso ti rispondiamo e dopo andiamo in pubblicità. È vero in parte il discorso sul budget da spendere, sull'abilità dei direttori sportivi nel fare mercato, nel senso che il Verona lo dimostra, che ha smantellato, ha fatto credo 14 operazioni in uscita, eppure ha Soiano sta trovando con la quattro, forza con quattro ceci ha tutto, fatto comunque una rosa che è in grado di reggere e di giocarsela per la salvezza, e ha attualmente con una partita in meno 9 punti più della Salernitana. La questione dello stadio la riapro rapidamente perché l'hai ricordato, le puntate sono on demand e da questa sede abbiamo parlato dello stadio all'inizio della stagione, non oggi che può diventare un alibi, e ne parlammo in chiave parte sinistra della classifica. Certo. Non può valere questa dinamica esterna e al campo l'ultimo posto con 14 punti, 0,5 a gara nemmeno. Aggiungerei un'altra cosa importante, non si può passare da Paolo Sosa continuo a battere su questo tasto a Inzaghi e Liverani, non si può passare dal piano A che prevedeva un rafforzamento per sistemarsi o comunque ambire al lato sinistro della classifica, come giustamente diceva, questo era diceva, l'input societario nella prima parte all'ultimo della gestione, posto non oggi. Del lato destro da 20 partite, no, quante partite? Da 18 partite era essere il Monza del parte. Sud. Guardare e non si può passare da un organico in cui come dire, si pensava di ingaggiare all'epoca addirittura Cavani o Mertens a prendere un giocatore con l'algoritmo. E questo è il discorso, o da ragazzi di belle speranze, di prospettiva, come potevano essere Lovato piuttosto che Pirola, piuttosto che Daniluk, a giocatori che non si reggono in piedi, no, come Boateng e come Manolas. Martegani che non vediamo da 2 mesi praticamente. È vero. Però adesso andiamo in pubblicità. O Vignato, che non l'abbiamo mai visto. Andiamo in pubblicità e tra poco torniamo qua. Tornati in diretta, tra pochissimo andremo anche a leggere i commenti sulla pagina Facebook di Granatissimi lasciati da tutti i nostri tifosi. In questa, quello che stava dicendo Carmine proprio durante la pubblicità è che in questa puntata abbiamo veramente toccato diversi punti. Purtroppo però tanti punti vanno ad evidenziare alcune problematiche della squadra granata che in questo campionato non sono stati assolutamente risolti. E quindi la domanda che resta e il dubbio che resta a tutti è: ma qualcuno si è
è mai interessato a risolvere realmente le problematiche di questa squadra, poiché abbiamo iniziato un campionato dove si prometteva di essere quantomeno dalla parte sinistra della classifica. Invece, paradossalmente, rispetto a tutte le promesse iniziali, ci ritroviamo non solo ultimi in classifica, ma anzi ultimissimi, perché abbiamo ormai tutti e due i piedi nel baratro. No, mi stavo sorridendo. Stavo sorridendo, non tu. Allora, sulla no, tua poi dovete analisi. Sapere che quando io parlo lui mi fissa e no, ride. In questo caso, no, no. In questo caso non rideva, no, non no, mi, no perché difendo, solitamente mi guarda così. No, bravo. No, sorridevo più che ridevo. Ecco. Più che su una considerazione, su una cosa che hai detto, cioè sul fatto dei punti che abbiamo sollevato, per dire abbiamo sollevato più punti noi che rispetto che quelli a quelli che ha la Salernitana in classifica, tutto qua, insomma. No, però è vero, effettivamente, no, è la verità, perché parlando di punti, cioè i punti in classifica della Salernitana sono talmente pochi che ne abbiamo più noi sono da più discutere e da sviscerare. Anche sì. L'ultima settimana, troppo poco, limitarsi al comunicato. Io ripeto, ho stima della proprietà per quello che ha fatto, per come ha puntato sulla Salernitana. In questa stagione mi aspettavo molto di più. Credo che i primi a essere delusi del risultato siano proprio gli artefici, purtroppo, perché, come ricordava Enrico, probabilmente prima i piccoli dettagli hanno fatto la differenza, piano piano sono diventati errori macroscopici, sì, che probabilmente sono stati affrontati come errori e problemi troppo tardi. E purtroppo un club ha bisogno di ritrovarsi subito la risoluzione immediata. Lo scorso anno, dopo un 8-2 clamoroso, parecchi dimenticano quel passaggio che fu davvero clamoroso, ci fu una risposta netta con la conferma di De Santis, sì, ma puntando su Paolo Sousa. Come ricordava Enrico, quest'anno Inzaghi, Liverani, io ripeto, anche se Paolo Sousa non andò via dopo, non subito, non andò, cioè Paolo Sousa, Nicola, comunque non Rico via. Ti sei abbassato, no, con la sedia nuovo, e dopo, sembri molto più basso di Carmine. Fu dopo Verona, no, perché immagino che questo sia lo sgabello o di Tommaso, no, anche perché i nostri amici da casa non lo vedono perché tornando, siete seduti, però no, lui vuole fare il serio, ma che dobbiamo, no, Carmine, ma che dobbiamo dire, ma veramente non ci sono più parole, no, stiamo dicendo sempre le stesse cose settimana dopo settimana. Eppure bisogna le chiudere cose in non modo migliorano. Diverso, sinceramente, la piazza merita la piazza merita di completamente più. Diverso, e c'è tutto il modo e il tempo per farlo, secondo me, a patto che però ci sia la volontà ferrea di ripartire, di unire le forze, che ce lo siamo detti milioni di volte, però ogni settimana sembra partire tutto. Ma poi proprio Ilaria, tu dicevi in apertura... Perché ridi mentre mi... No, non rido. Vedi, mo sono troppo alto. Volevo dire agli amici da casa che in realtà voi siete super alti, però Carmine, stando sempre seduto, uno non lo sa, Carmine è altissimo. E quindi Enrico, se si abbassa con la sedia, sembra un nano vicino a Carmine. Nonostante il mio 1,84 m. Comunque sei alto anche tu, però Carmine è alto quanto un giocatore di basket. Ma stavo dicendo... tu hai esordito, non c'è limite al peggio, invece c'è, perché se appunto continuiamo a discutere, a trovare argomenti... correggere, perché dicevo, guarda, all'inizio ho detto che forse non c'è limite al peggio, però in realtà no, credevamo che non ci fosse limite appunto, al peggio, in realtà c'è. Questo sto dicendo, quindi se continuiamo a parlare e a tirare fuori altri argomenti è perché purtroppo... pensavamo che, come dire, ci fosse un argine, un freno a questa caduta libera. Il paradosso invece è che si sta andando addirittura peggio nel cambio degli allenatori, nel cambio dei giocatori, ricorrere a figure esterne come dirigenti, insomma. Tornando alla posizione di Liverani, nel caso di un esonero di Liverani, anche la posizione di Walter Sabatini cade seduta stante, cioè non ci sarebbe altra condizione, Carmine, perché la scelta è sua a quel punto, o dimissioni o esonero anche del direttore generale. Lo ha fatto capire in quelle poche righe che ha scritto, nel senso che quando ha detto mi assumo tutto io tutte le responsabilità, mi assumo anche la scelta dell'allenatore. Quindi se tu, società, decidi
per carità, è nelle tue facoltà e nel tuo diritto di esonerare anche Liverani, di fatto è una scelta che io non condivido e che potrebbe portarmi anche a prendere poi delle determinazioni in un senso piuttosto che in un altro, perché ma almeno, ecco, io gli riconosco questo merito, anche questo merito, e questo gli va anche appunto ascritto assieme ai tanti altri che ha avuto nel passato, cioè di esporsi. Prima il presidente twittava o faceva un post ogni sciocchezza. Non solo è scomparso lui, ma tutta la famiglia. Cioè si sono volatilizzati improvvisamente, è come se si fosse completamente allontanato, distaccato, abbia preso le distanze. Capisco l'amarezza, capisco la rabbia, capisco la delusione, capisco le offese, magari anche la mancanza di riconoscenza. Quelle dobbiamo sempre stigmatizzarle, anche prima l'abbiamo fatto, perché anche sugli errori non si può ricevere negativi, qualunque tipo di offesa. Però il commento negativo rispetto a infatti, questi risultati sono semplici confronti, è però in maniera De Laurentiis immediatamente interviene, basta un tweet. O lo stesso Claudio Lotito a Salerno. Sì. Invece questo anni silenzio molto difficili. Appunto dà la stura ad ulteriori ambiguità, ad ulteriore mancanza di chiarezza, a polemiche, a retroscena, a tutto, perché obiettivamente non si riesce a capire quale sia la situazione innanzitutto attuale e poi, come giustamente dici tu, anche in termini di prospettiva. Anche perché il calcio, lo sport, ma la vita in generale è sempre futuro, mai presente, cioè anche con il risultato garantito, come diceva proprio il copatrone della gestione passata, è comunque il futuro a fare la differenza, ciò che farai la settimana però prossima. Però poiché siamo quasi in chiusura, vogliamo vedere, chiedo anche alla regia, di analizzare quali saranno le prossime partite che dovrà affrontare la Salernitana. Sì. Vediamo, sabato 16 marzo alle ore 18 gioca in casa contro il Lecce, invece in trasferta lunedì 1 aprile alle 12.30 a Bologna, e poi abbiamo di nuovo in casa con il Sassuolo e poi invece con la Lazio. Bene, sabato prossimo contro il Lecce, che sta facendo, era partito un po' così, però sta facendo bene. L'ho detto qualche mese fa, la vera corsa andava fatta su Lecce e Frosinone. Vero. E su Frosinone mi sono chiamato la formazione Ciociara nelle posizioni di retrovia, ma erano quelle disabituate a stare in alto come concetti, soprattutto il Frosinone piena anche di prestiti, i valori aggiunti, è un qualcosa completamente di diverso, e poteva essere la chance vivere ad esempio a 17-18. Ho detto una sciocchezza perché il Lecce era già in Serie A, l'altra neopromossa era il Genoa. Infatti se vediamo le neopromosse, il Genoa con una partita da disputare 33 punti, il Cagliari che ha giocato purtroppo per noi il confronto diretto con la Salernitana, ecco, a 26 e il Frosinone comunque a 24. Monza e Genoa che sono allenate da tecnici che sono innanzitutto giovanissimi, ma che sono subentrati anni fa a tecnici ma dalla primavera. Anche questo, sinceramente, prima te l'ho nominata la primavera. Anche questo, sinceramente, negli anni della Salernitana non abbiamo visto una crescita del settore giovanile, anche dal punto di vista tecnico, da immaginarsi all'improvviso un giovane tecnico della primavera pronto anche per addirittura prendersi la prima squadra. Ed è una strategia lungimirante che si utilizza solitamente nelle aziende, proprio perché si fanno crescere Gilardino e Palladino hanno determinati fatto, professionisti mesi, nel tempo per poi arrivare al vertice. La società alla fine, dopo lunghe riflessioni, ma l'hai preso vertici, del Nostradamus? No, nel senso, appunto, una sua valutazione. Dopo ci dai pure la tua. Dopo lunghe riflessioni, vertici, chiacchierate in videoconferenza, confronti, piuttosto che in presenza, eccetera, eccetera, che cosa deciderà a proposito di Liverani? Lo conferma o lo manda a casa io e arriviamo al quarto allenatore della stagione? No, io la butto, la sensazione mia è il ritorno di Filippo Inzaghi e di Morgan De Santis per una figura meramente ma lo chiedi anche organigramma. A me? Sì, sì. Io sono d'accordo con Carmine. Tu?
Io temo che ci possa addirittura essere una soluzione interna. Non sono d'accordo su Morgan De Santis, però. Nel senso che si potrebbe, oggettivamente, ha dato qualcosa a Liverani. L'unica partita in cui la Salernitana, come dire, ha fatto una prestazione dignitosa, Udine, è uscita addirittura con un solo punto. Perché tutti abbiamo rimarcato più la mancata vittoria che il pareggio portato a casa. E volendo anche le altre tre partite le ha perse e anche in maniera pesante. Dimentichiamo l'umiliazione e l'essere stati presi a pallonate a San Siro dall'Inter. E di fatto è successo anche, anche oggi a Cagliari, perché comunque fino al 50esimo eravamo sotto 3 gol, di 3-0. Ma oggi è stata proprio, guarda, contro un avversario che forse 4 gol non l'ha mai fatti. Esatto. Anzi, potrebbe chiudere mai... secondo me con Filippo Inzaghi, o addirittura se ne parlava di Colantuono. Potrebbe anche essere proprio come... Però c'è cultura. Filippo Inzaghi che è ancora a Salerno. A proposito di Filippo, ma di Filippi o Filippo? Filippo, il nostro Filippo Notari, che salutiamo, che è redazione. Lavora sotto traccia. Ah, ecco. Esatto, esatto. E lì, quando non giochiamo in casa, Filippo Notari si aggira tra le stanze della redazione. No, ma in realtà siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, come sempre ringrazio il nostro Enrico Scapaticci. Io adesso incominciavo a scaldarmi. E pensa te se ti scominciavi a scaldare adesso. Volevo sapere come va a finire la vicenda. E senti, sentiamoci allenatore via WhatsApp. A parte che c'è granatissimi martedì. E ringraziamo anche Carmine Quaglia. Giù, perché giustamente fino a martedì mi fai fare i saluti finali. No, aspetta, perché ma veramente, ma guarda, sei proprio discolo, negligente. Sempre. No, negligente no, no. Discolo sì, indisciplinato. Indisciplinato, sì. Negligente perché, anzi, sono uno che studia, approfondisce, perché negligente. Alla prossima, Enrico. Alla prossima. Quindi, alla prossima puntata. Ok, perché aspettiamo. Ci troviamo sabato alle 20, okay. Giusto? Sì. Hai fatto i saluti finali a Carmine, perché mi hai distratto, mi hai pure corretta. Dimmi io tu. Io non ho nemmeno tieni, salutato. Tieni qua, scusa, no, regia, primo, puoi fare prima, la. Okay. Prima o poi faremo allora, il cambio di. Regia, ti posso chiedere se sabato prossimo. Mi se sabato prossimo Enrico si può sedere al posto mio e conduce lui, no, per non so, favore. Non so se. Aspetta. Ti faccio questa proposta. Però lo dico io, fate la proposta. La regia mi dicono va bene, vediamo se mi accontenteranno. Io però vi auguro una buona domenica, un buon sabato sera prima, e grazie mille perché siete sempre tantissimi che ci seguite, e vi ringrazio per il privilegio del vostro tempo. Noi ci rivediamo sabato prossimo per un'altra partita della Salernitana, sperando che la prossima volta vinca. Ciao, buonasera.